Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dove vi mostrerò gli stand visti al Cosmoprof, omaggio, acquisti ricevuti e vi anticiperò delle novità. Quest'anno, per quanto riguarda le novità delle aziende, non vi farò un video dettagliato qua su YouTube, ma vi farò dei video su Instagram TV. Vi lascio comunque il link giù nell'info box del mio Instagram e poi vi farò dei post dettagliati, come sempre fatto, sul mio blog. Quindi giù nell'info box troverete i post, tutti con i dettagli di tutte le aziende e poi appunto il link di Instagram. Mentre qua vado un po' più veloce perché altrimenti viene un video di ore e ore. Sono passata dallo stand Physician Formula Wet n Wild, eccetera, c'erano un po' di novità, però lo stand stava chiudendo, quindi mi hanno lasciato degli omaggi e niente, le novità sinceramente non so quali siano. Da Physician Formula mi hanno lasciato questa scatolina con all'interno dei bellissimi prodotti, che sono questo qua, che è il rossetto che sto indossando adesso, dei pack molto molto eleganti e molto molto belli. Questo è nella colorazione Berry Healthy, questo qua. Poi mi hanno lasciato questo, che mi sembra sia una delle novità, che è il Rose All Day. È un siero per il viso, illuminante, oil free. È un siero senza olio, con il contagocce, quindi anche molto comodo. Poi un fondotinta, questo qua, che è molto bello, tra l'altro, ha uno scovolone super grosso e cicciottello. La colorazione l'ho provata ieri sera, dovrebbe essere adatta al mio tipo di pelle, però lo devo provare, ed è la colorazione LC1. Ed infine questo, che è famosissimo, il butter bronzer. Io non l'ho mai provato, curiosissima, speravo ci fosse all'interno della scatolina. Per quanto riguarda invece Wet n Wild, all'interno della scatolina c'era il nuovo bronzer, questo qua, la colorazione Sunset Striptease, questo. Poi una nuova colorazione dei Liquid Catsuit, questo qua però sono di quelli Shine, bellissimo. Comunque su Instagram e nel post sul blog trovate anche gli swatches dei vari prodotti. La colorazione è Bad Girls Club, questo. Poi una palette, questa qua, la Comfort Zone, bellissima perché è stata appunto un po' rivisitata. E l'ultimo prodotto è il fondotinta, che anche questa è una novità, in stick. La colorazione è Soft Beige, Beige Dux, Dux. Questo, e anche questa, la colorazione mi sembra che vada abbastanza bene per il mio tipo di pelle. Non vado in ordine di importanza o di stand visti, ma prendo random. Sono passata da Phytorelax. Phytorelax aveva delle nuove linee, una alla canapa, una al cocco e una al tea tree. Mi hanno dato dei campioncini. E poi, per quanto riguarda Intra, che aveva fatto uscire lo scorso anno gli shampoo e le maschere per i capelli, ha aggiunto, sempre delle stesse, con le stesse profumazioni, i bagno doccia. Sono passata anche da BioEarth. BioEarth aveva fatto uscire tutti dei nuovi solari per quanto riguarda il viso. Io ho scelto la protezione solare 50 più anti pollution, e questa qua è una cremina colorata che è bianca e poi si va a colorare, no, è scura, però poi si va a schiarire sulla pelle, quindi va bene per tutti nelle colorazioni di pelle, tutti gli incarnati. E poi vabbè, ho ricevuto anche due delle loro maschere, che sono veramente molto buone, una mini taglia del balsamo nutriente e poi un po' di campioncini. Sono passata da uno stand che ha dei prodotti che io puntavo da tempo, e è Florence. Viene rivenduta, i loro prodotti vengono rivenduti da Tigotà, ma nel mio Tigotà non li trovo, quindi io mi sono fermata, sono stati gentilissimi allo stand e mi hanno lasciato tutti i loro prodotti da provare. Ci sono tre nuovi dentifrici della linea Puro. Allora, una alla cannella, uno è allo zenzero, e uno invece è l'aloe vera, questi qua, con delle confezioni tra l'altro bellissime.
Poi mi hanno lasciato il dentifricio, sempre della stessa linea, che è, sì, il dentifricio, scusate, lo spazzolino della stessa linea, che ha tantissime, tantissime setole, sembra quasi quei pennellini, gli oval brush, e è molto, molto delicato, mi dicevano, quindi non vedo l'ora di provarlo. E poi un dentifricio che puntavo da tantissimo perché ne ho sentito solo meraviglie, ed è il dentifricio questo qua per effetto sbiancante, il dentifricio quello nero con il suo spazzolino, perché va appunto ad intensificare l'effetto del dentifricio, che è questo qua, a setole di carbone attivo. Poi il dentifricio invece, quest'altro silver, che ha un'azione igienizzante con argento, questo qua, anche questo insieme al suo spazzolino con setole arricchite con ioni di argento ed azione antibatterica. E ultimo prodotto, questo qua, che invece è gold, che ha un effetto sbiancante con particelle di oro e mica, per mantenere la brillantezza dei denti. E anche questo ha il suo spazzolino con setole arricchite con ioni di oro ad azione purificante. Quindi non vedo l'ora di provare questi prodotti perché sono veramente molto molto interessanti. Altra azienda è Winnis, i prodotti infatti sono qua. Io avevo ricevuto un'email per passare in azienda allo stand. Winnis ha tirato fuori tutta una linea molto molto bella, nel dettaglio qua sul post troverete tutto. È una linea che per la cura del viso e del corpo, che verrà venduta solo in farmacie, parafarmacie ed alcune erboristerie, quindi non nella grande distribuzione. Mi è stato omaggiato la crema, questa qua da giorno, effetto lifting, antiossidante, sono prodotti vegan ok, certificati ICEA, nickel tested, attestati anche al cobalto e al cromo, quindi insomma dei buonissimi prodotti. Ora c'è il, lo apro da sotto se riesco, non vorrei rompere la scatola perché ancora non ho fatto le foto per il blog. Comunque il barattolo è questo, molto molto elegante, molto bello. Mi è stato omaggiato questa crema corpo idratante elasticizzante, anche di questa sono veramente molto curiosa. Voi poi fatemi sapere magari nei commenti che cosa volete vedere per primo come insomma recensito, così io inizio a provare le cose che interessano anche a voi. Questa è la crema con 12 mesi di PAO e 200 ml. Il trattamento mani e unghie ristrutturante ed elasticizzante, che è questo qua. Sono dei prodotti veramente molto curati nel pack, vedete, molto molto bello, e niente, non vedo l'ora di provarli perché secondo me sono delle bombe, comunque poi vi farò sapere. Altro brand che ho conosciuto in fiera e che è spettacolare, allora, a parte lo staff di una gentilezza incredibile, i prodotti sono fantastici, sto parlando di Heisenberg, che è un marchio che si può trovare da Sephora. Allora, io di questo devo chiedere la cartella stampa perché non ce l'avevano lì, quindi magari il post sul blog lo vedrete tra un po'. Comunque ho provato il detergente struccante per il viso, l'ho provato sul braccio e no ragazze, porta via la qualunque, ed è delicatissimo, tutti i prodotti che ho provato lasciavano le mani, la pelle setosa, quindi dei prodotti fantastici. Tra l'altro hanno una formula brevettata tremolecolare particolare, ma ne parleremo appunto più là quando avrò le cartelle stampa. Hanno fatto uscire una linea di make up essenziale fantastica, un primer viso che è una roba, una texture veramente mai sentita. Ci sono due mascara, fondotinta, correttore mi sembra, e dei rossetti bellissimi. Poi mi hanno fatto annusare tutti i profumi, dei profumi spettacolari, e mi hanno omaggiato di questo José, che lì in fiera appunto io l'avevo annusato, avevo annusato un po' tutti, e a un certo punto stavo per andare via e ho detto questo è veramente molto buono. Poi prendo le cose, saluto lo staff e la ragazza che mi ha seguita nel percorso all'interno dello stand mi ha dato questa bustina con il profumo che a me era piaciuto tanto, quindi sono state veramente tanto tanto gentili, e appena avrò la cartella stampa vi parlerò nel dettaglio sia dell'azienda che dei prodotti, sia nuovi che vecchi. Ero stata invitata da Lepo
dall'Epo per appunto un incontro dove venivano presentate tutte le nuove, i nuovi prodotti. Anche di questo devo avere ancora le cartelle stampa che verranno fuori tra qualche giorno, mi sembra tipo una decina, 10-20 giorni, quindi di questo ne sentirete parlare nel mio blog più in là. Comunque è uscito un nuovo mascara con tre tipi di setole diverse nello scovolino per dare tre effetti diversi. Poi è uscito un contorno occhi con le tre palline, bellissimo, un prodotto per le labbra e contorno labbra, un burro corpo, un fondotinta mi sembra nuovo, insomma anche lì le novità sono state tante e io mi trovo sempre bene allo stand di Lepo perché sono gentilissimi e mi hanno lasciato dei campioncini. Sono molto contenta di questa azienda, che è un'azienda che sto scoprendo piano piano, e ho la maschera detox, lo scrub viso al muesli e la maschera idratante e tonificante. Ovviamente vi parlerò poi, vi farò poi una recensione di questi tre prodotti. Mi ricordo che lo scorso anno ho provato dei campioncini, mi sembra mi erano stati dati al Sana e mi sono piaciuti tantissimo tutti quanti. C'era anche Noah al padiglione quello green, mi sono stati dati un po' di campioncini da provare, anche di questo poi proverò e vi farò sapere. Altro stand visitato è stato quello di Lumen. Io lo scorso anno ho avuto il piacere di provare una candela da ambiente che è stata fantastica. Mi è durata tantissimo perché per profumare una stanza e tutto il corridoio ci volevano veramente 5 minuti, quindi l'accendevo 5 minuti e poi la spengevo, quindi mi è durata una vita e si è bruciata completamente, quindi un'ottima candela. Quest'anno sono uscite due candele da massaggio e mi hanno omaggiato di questa qua che è all'aloe, l'altra invece è all'argan, se non ricordo male. E poi hanno fatto uscire due nuove candele in pizzo ispirate a Venezia, cioè in pizzo, la confezione in pizzo ispirate a Venezia. E questa è la candela, ha una profumazione buonissima, molto delicata ma molto buona, veramente piacevole. E questa qua, appunto, siccome è con aloe, dà un'idratazione profonda, lenitiva, quindi ottima anche, mi spiegavano dopo magari una ceretta, e lo proverò molto volentieri. Sono passata da Nashi Argan, uno stand dove passo sempre. Io ho scaricato il coupon come tutti gli anni e mi hanno dato in omaggio il solito sacchettino con shampoo, balsamo e olio. Io in questi giorni ho fatto fuori tutte le mini taglie di shampoo e di balsamo che avevo e devo dire che lo shampoo mi è piaciuto parecchio, infatti l'ho acquistato, ora ve lo faccio vedere. E invece però volevo aprirlo perché in realtà da qui dentro l'olio, voglio toglierlo, che è l'olio di argan per la cura dei capelli. Vabbè, lo farò dopo. Comunque io questo olietto qua lo tolgo, lo metto in un giveaway per voi perché io ho sempre gli altri due o tre di questi e l'olio per i capelli io in genere non lo utilizzo. E poi questa qua che è la mist per i capelli. E io appunto vi dicevo, ho acquistato lo shampoo. Mi hanno anche omaggiato di due campioncini, uno scrub per la faccia e il campioncino di balsamo, anche questo magari ve lo metto nel giveaway a voi. E lo shampoo in questione è questo, io ho voluto prenderlo perché lì appunto c'è lo sconto. Ho preso la taglia, questa un po' più piccolina, e è questo qua. Uno shampoo che veramente mi sta piacendo tanto, tanto, tanto. Infatti, l'ho acquistato. Sono passata da Elan, dove c'era Silvia. Silvia l'adoro perché è veramente simpatica alla mano, gentilissima, quindi a me piace tanto. Elan ha fatto uscire un sacco di novità bellissime, tutta dei de nuovi make-up, rossetti, effetto vinilici, quindi che stanno lucidi, dei lucida labbra, effetto plump, delle matite labbra, insomma delle colorazioni veramente bellissime, delle maschere per il viso,
Una in tessuto, se non sbaglio, comunque me l'hanno mangiata, vediamola un po', in tessuto, altre invece in crema, il pennellino per applicare le maschere, insomma, fantastiche, e mi hanno, allo stand mi hanno mangiato di un sacchettino, all'interno appunto c'è questa qua che è una delle novità della linea idrata ialuronico, la maschera viso luminosa, effetto lifting, idratante, schiarente, antietà per tutti i tipi di pelle, questo che era un prodotto molto interessante, devo dire. Poi mi hanno omaggiato di questo profumo a racconti fioriti alla linea, e questa è Ortensia e Fico, l'ho usato, è spettacolare, a me piace tantissimo questa profumazione. Poi c'era questo qua che, se riesco ad aprirlo, eccolo, è un duo di ombretti, un nero e un grigio. Poi una scatolina con all'interno un bel po' di campioncini, di maschere e anche di prodotti per capelli, forse non li ho guardati, comunque un bel po' di campioncini. E poi io l'ultimo giorno stavano smontando, eccetera, ho voluto prendere e acquistare il siero volumizzante rassodante per il seno e questo qua che è un profumatore per ambiente, quello con i legni, e questa è l'Artemisia. Ovviamente poi anche di questo nel post troverete tutto. E non lo so, Elan mi piace sempre, sempre di più. Tira fuori cose sempre più belle e quindi boh, chissà cosa proporrà per il prossimo anno. È un'azienda che mi sta stupendo sempre di più. Sono passata da Apiarium mi hanno omaggiato di questo olio per capelli termoprotettivo per tutti i tipi di capelli e di un bel po' di campioncini. La novità di quest'anno, che hanno fatto uscire al Cosmoprof, sono stati i saponi confezionati, perché loro hanno dei saponi al pezzo, invece hanno fatto uscire i saponi confezionati delle varie linee per il corpo, quindi quello al basilico che a me piace tanto, mandarino e basilico, vaniglia e mandorla, per ogni linea profumata c'è il suo sapone solido, quindi molto molto interessante. Sono passata da Floramé, non so com'è che si pronuncia. Hanno fatto anche loro delle belle novità. Intanto hanno fatto uscire questo balsamo nutriente per le labbra. Poi di questa linea qua, questa è una crema per il viso, però hanno fatto uscire un tipo mini tubino da applicare solo sui rossori del viso e va appunto ad attenuare e a lenire i rossori che sono sul viso. Poi sono usciti due shampoo e due balsamo per capelli e due diffusori per ambiente, molto interessanti. Questi prodotti mi sembra, se non sbaglio, si trovano da Eccoverde, ma non vorrei sbagliarmi. Sono passata da Elgon, anche Elgon, mille mille novità bellissime. Allora, intanto hanno fatto uscire varie linee per capelli, ha tra l'altro anche una linea da uomo. Di tutte, praticamente non so come spiegarvelo. Allora, ci sono, partiamo da Infusion. Che cos'è? Che cosa sono? Praticamente è un kit con una crema base, sono delle boccettine piccoline. E hanno appunto una crema di base con lo spruzzino. Dentro a queste cremine andiamo ad aggiungere questo che è appunto un concentrato. Ci sono vari tipi di concentrati. Io ho scelto questo qua che è della linea Supreme, Brillantezza Suprema. Magari se lo dico in italiano è meglio. Eccolo qua, voi prendete la boccettina, andate a mettere questo, shakerate il tutto e poi lo applicate sui capelli. Molto molto interessante, e hanno fatto uscire appunto varie linee. Una è questa brillantezza, dove c'è shampoo, balsamo, maschera, mi sembra, insomma ci sono un po' di prodotti, comunque poi vi scrivo tutto nel dettaglio. Poi hanno fatto uscire la linea Density, che è questa, che è molto interessante, con balsamo e shampoo. E questo appunto è uno shampoo corporizzante, una linea che va appunto a ispessire i capelli.
Poi hanno fatto uscire la linea, questa qua, che invece è refibra ed è una linea riparatrice, questa infatti ha la maschera riparatrice, e poi la linea Grey Air Control GH Reverse. Questa è una lozione antigrigio, praticamente è una lozione da applicare sui capelli ogni giorno, massaggiare, cioè nel cuoio capelluto, che va massaggiata molto bene e va a ripigmentare i capelli, e è composta da questo e dallo shampoo. Quindi anche qua un sacco di novità, lo stand era bellissimo, enorme come al solito, e mi piace sempre tanto fermarmi da questa azienda perché ha dei prodotti che secondo me sono molto molto validi. Mi hanno fermato allo stand di Eira, famosa per quella maschera blu, mi hanno dato dei campioncini e una fascia per i capelli. Mi hanno poi fermato per la strada delle ragazze che davano dei campioncini di Himalaya. C'è un detergente per il viso, credo che sia un mini dentifricio, e la mini taglia del detergente viso al Neem, e un campioncino di crema viso idratante. Questo qua lo darò a voi e lo metterò poi nel giveaway. Ragazzi, vi metterò un bel po' di cose nel giveaway. Sono fermata alla boutique, questa qua. Il ricavato va per le donne malate, scusatemi ma ho un mal di testa quindi mi viene sempre da toccarmi la fronte, il ricavato va alle donne malate di cancro, 10 euro si potevano scegliere 7 prodotti, io ho scelto la maschera al carbone attivo per il viso di Equilibra. Equilibra ha fatto uscire tutta la linea al carbone e anche un olio di cocco, una profumazione spettacolare. Poi di maschere in tessuto ne ha fatto uscire una dopo sole e una all'argan, tutte novità veramente splendide. Poi ho preso il deodorante rinfrescante della linea Emozione Blu, freschezza e vitalità di Elan in tubetto. Poi ho preso questa maschera qua, che è una maschera da giorno adatta a tutti i tipi di pelle, di Madara. Poi una maschera per capelli di Novox, uno spray di Nash Argan, questo è instant trattamento di bellezza per tutti i tipi di capello, una maschera idratante in spray, e poi ho preso due rossetti. Uno è questo qua di un marchio a me sconosciuto, che dovrebbe essere uno di quelli trasparenti che poi si colorano per magia sulle labbra, ma in realtà rimane trasparente, almeno sulle mie labbra, e quelle di mia sorella rimane trasparente. L'ultimo prodotto che ho scelto è il rossetto, questo qua di Avon, della linea MARC, ed è il numero Sangria Shock, che ha un colore veramente molto 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 bello. Quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto alla boutique. Andando avanti, sono passata da Bioline Japo. È un brand che io non conoscevo. Praticamente nasce da un estetista che ha aperto una scuola di estetica e aveva appunto un'esigenza di creare dei prodotti funzionali specifici per la sua scuola, e poi da lì sono nati i prodotti che sono rivenduti solo nei centri di estetica. Comunque, come al solito, giù nell'info box poi troverete il post con tutte le cose nel dettaglio. Sono uscite tre novità molto interessanti, tra l'altro è stato uno stand molto bello, un'esperienza piacevole, lo staff gentilissimo, mi hanno omaggiato delle loro novità. La prima novità è questo qua, che è il detergente per il viso, questo, ed è un detergente con la pompettina, eccolo qua. Non vedo l'ora di provare questi prodotti perché veramente mi ispiravano tantissimo, quindi sono molto molto curiosa di provarli, fatemi sapere da quale volete che io parta. Poi una cold cream, questa è una crema per il viso che non va a sostituire
la crema viso quotidiana, ma va aggiunta alla nostra crema viso, è adatta a tutti i tipi di pelle e questa è proprio una protezione per la nostra pelle dagli agenti atmosferici, è un idratante per il viso, quindi una protezione, ecco, una protezione per il viso, non solare però dagli agenti esterni. Anche questo è un prodotto molto interessante e l'ultimo prodotto che forse è il più interessante sono questi patch, sono dei patch con caffeina, zenzero e ippocastano, sono un trattamento azione urto che riduce la visibilità delle imperfezioni della cellulite e delle adiposità localizzate, sono dei patch da applicare fianchi, glutei, addome, insomma dove vogliamo, un'azione urto da utilizzare per tot settimane, questi li proverò assolutamente il prima possibile. E poi mi sono stati omaggiati anche dei campioncini, sono questi qua, della linea Detox, anche questi li proverò senz'altro. Sono passata da Beyond Me, dove mi hanno dato questa busta bellissima, mi hanno lasciato dei sample dei loro prodotti e loro avevano due nuove referenze, una è la mousse detergente per il viso, mentre l'altra è il gel detergente scrub per il viso. Avevano dei prodotti molto molto interessanti, appunto mi hanno lasciato dei sample e dei campioncini che proverò sicuramente prestissimo. Sono passata da Elroel, questo è un marchio coreano, viene rivenduto però in Italia, nel post troverete poi il sito dove è possibile ordinare. Allora, mi hanno omaggiato di due maschere per il viso idratanti, una al siero di miele e l'altro al siero di rose, queste qua, e poi mi hanno lasciato il loro cushion. Praticamente sono, questo è un brand famoso per questi tipi di prodotti, c'era un fondotinta che era anche candidato agli awards del Cosmoprof e come vedete è così, con lo specchiettino, un cushion normalissimo, il fondotinta va benissimo per il mio tipo di pelle e hanno tre taglie, grande, media e piccola. Tra l'altro anche le creme solari per il viso sono fatte così, cushion, quindi sono curiosissima di provarlo e vorrei provare anche la protezione solare per il viso, infatti credo di andare a spulciare il sito internet per vedere quanto costa e casomai acquistarla. A LA Splash sono passata, mi hanno omaggiato di tre prodotti che sono le loro novità, mi hanno omaggiato delle loro ciglia, mi hanno omaggiato del loro rossetto, il rossetto è così con uno specchiettino e questo è la colorazione. Su Instagram comunque vi ho messo le foto degli swatches, questo è il numero Coco, e poi un lip balm, un lucida labbra, no un lip balm scusate, un lucida labbra, un lip gloss, nella colorazione 00389, che è luminosissimo, mi sembra anche molto appiccicoso, però lo proverò e vi farò sapere. Da Ean, che è un brand che io conosco per il loro mascara, che tra l'altro adoro, mi hanno regalato delle loro novità, alcune delle loro novità, che sono due tinte labbra bellissime, questa l'ho provata, l'ho utilizzata ieri e non mi ha seccato le labbra, è molto confortevole, un bellissimo colore. Allora, Zumba e Rumba, questi due, poi una palette in crema per il contouring e una palette invece di bronzer e illuminante, questo è un illuminante rosato, c'era anche l'illuminante dorato, dei prodotti fantastici che utilizzerò in questi giorni, appunto le tinte labbra le sto già utilizzando. Sono passata anche da Mesauda, che aveva come novità dei correttori in matita e in liquidi, poi aveva dei fondotinta, un pennello e una blender. Allora, io sono stata omaggiata della loro blender, che sembra morbidissima, sono molto curiosa di provarla. Poi del loro pennello, questo qua, io ho sentito parlare molto bene dei loro pennelli e questo è il numero 507,
molto molto morbido con le setole molto fitte e poi di due loro correttori fondotinta in stick che appunto sono consigliano di applicarli con questo pennello oppure con la blender e questi fondotinta sono adatti a tutti i tipi di pelle e vanno benissimo sia come fondotinta sia come prodotti da contouring. Io ho ricevuto la colorazione Toffee e la colorazione Honey, anche di queste trovate gli swatches su Instagram e poi nel mio blog, sono fatti così e niente, mi sembrano molto buone, tra l'altro forse Honey potrebbe andare bene come fondotinta, comunque sono molto sfumabili, li ho provati e si sfumano molto molto bene. Sono passata da Comfort Zone, è un marchio che se mi seguite sapete che io adoro. I prodotti Comfort Zone si trovano nei centri estetici oppure nel loro sito. Mi hanno omaggiato di alcuni prodotti. Allora, è uscita una nuova linea, la linea Skin Regiment, composta da 4 step. Il primo step è questo qua, che è il detergente per il viso, è un detergente anti-inquinamento. Il secondo step invece è questo qua, che è un essence, è una lozione energizzante illuminante, ecco la pompettina. Poi c'è il terzo step, che è composto da dei booster che si possono scegliere appunto secondo le esigenze. C'era l'acido ialuronico, collagene, vitamina C, ce n'erano vari. E poi l'ultimo step, che invece è la crema per il viso. Mi hanno poi omaggiato di altri campioncini vari di quella linea, campioncini della linea naturale. Poi mi hanno omaggiato di queste bellissime pinzette che sono dentro questa confezione. Il mio gatto miagola, scusate, ma è in calore, non so come fare. Poi la linea Tranquility mi hanno dato dei campioncini e poi mi hanno dato anche la lozione per il corpo e latte corpo. Io adoro questa linea perché è una profumazione veramente che ti dà tranquillità. Infatti io ho chiesto quale fosse quella crema con l'odore fantastico, ci siamo messi un po' ad annusare tutte le creme fino a quando non l'ho trovata, perché ragazzi dovete annusarla perché è favolosa, è una crema fantastica. Vi avevo detto all'inizio del video che avevo chiesto un prodotto, il prodotto in questione è questo qua di Alia. Io lo conoscevo per la loro coppetta mestruale, che è veramente comoda, e oltre alla coppetta mestruale praticamente loro hanno dei coni per fare la pipì. Allora, io questi coni li voglio da anni, i miei amici mi prendono in giro ovviamente, che ci si può fare, però a parte gli scherzi, sono dei coni in cartone, usa e getta, sterilizzabili, ognuno nella sua bustina, e sono molto comodi perché se si pensa a quando si va nei bagni pubblici che sono ultra sporchi, cioè noi donne alla fine siamo tanto così dal WC con il sedere, quindi non è per niente igienico, fa veramente schifo. Questo è un cono, ne ho aperto uno per farvelo vedere, è un cono, un cartone semplicissimo che va messo lì sotto e praticamente con questo possiamo fare pipì in piedi. Alcune persone che conosco l'hanno provato, non di questa marca, di altre, comunque si sono trovate bene e appunto io lo volevo tanto e ho chiesto se era possibile avere appunto la confezione anche da acquistare, e loro me l'hanno omaggiata, quindi questi qua sono dei prodotti che veramente desideravo immensamente e quindi l'ho chiesti. A Nakomi c'erano un sacco di novità, c'erano degli scrub per il viso, c'erano dei nuovi prodotti per capelli un pochino più leggeri rispetto agli altri già usciti. Mi hanno omaggiato di questo qua, che è il balsamo per capelli con collagene, collagene e elastina. Poi mi hanno omaggiato di questo qua, che è uno shower gel con olio di avocado ed è vegan tra l'altro, e poi di questa qua, che è la mousse detergente per il viso. Sono stata poi anche da Eco Brush, io adoro Eco Brush per le loro spazzole, io non me ne separo mai, ho buttato tutte le altre che avevo e utilizzo solo quelle e basta, perché sono le uniche che non mi strappano capelli e io soffro di emicrania, ho capelli deboli, quindi non ho assolutamente intenzione di sentire male quando mi pettino capelli, quindi mi trovo molto bene. Come novità avevano queste maschere
maschere per il viso, me ne hanno omaggiate due, una idratante, uno riparatrice, sono dei turbanti da mettere nei capelli con all'interno appunto la maschera da tenere in posa e poi risciacquare. E c'erano anche proprio dei trattamenti per i capelli tipo shampoo, balsamo, cose di questo genere, comunque poi nel dettaglio troverete tutto. Sono passata da Belle, la linea ha una linea ipoallergenica, quindi adatta alle pelli più sensibili, più reattive. Mi hanno omaggiato della novità che è lo Strong Mascara, che è questo qua. Mi hanno poi omaggiato anche di questo qua, che è uno stick illuminante, che però è utilizzato come blush, molto 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 bello. Poi tutti i loro prodotti tra l'altro sono senza profumazione. Poi di questo qua, che è il loro fondotinta Nude Liquid Powder, la colorazione è la 02 Light Beige. Questa qua mi va benissimo, me la sono provata sul collo e tra l'altro non mi ha ossidato, quindi fantastico. Ed infine, altra novità, questo qua, che sono usciti praticamente dei rossetti liquidi metallici, e questa è la colorazione 05 Mexico City. Anche di questi trovate gli swatch su Instagram e anche nel mio blog. Altro brand è Benecos ha fatto uscire tantissimi prodotti. Allora, intanto dei nuovi rossetti liquidi, poi delle palette viso occhi componibili non a calamita ma a incastro, molto molto belle. Poi c'era anche una nuova palette quad di ombretti, un nuovo primer. Comunque troverete poi tutto nel blog, perché ora a memoria non ricordo tutto. Mi hanno omaggiato di questo qua, che è uno smalto. Poi mi hanno omaggiato del fondotinta, credo, nella colorazione nude, una matita per gli occhi bianca e il lip gloss, questo qua, che è il Kiss Me. Io ne ho già uno di questa colorazione ed è fantastico, quindi vedrò se regalarlo magari a voi in un giveaway. Comunque Benecos tira fuori sempre tante tante belle novità. Cosmo Pharma aveva delle novità, mi hanno omaggiato, vabbè, di alcuni campioncini. Le loro novità, qui c'è un casino ragazze che voi non avete idea. Allora, praticamente vediamo se qua ci sono, perché a memoria tutto non mi ricordo. Allora, è uscita Cosmo Pharma una nuova linea, che è questa qua. È una linea molto particolare, con dei pack riciclati, mi sembra di ricordare. È una linea ecosostenibile, praticamente è composta da shampoo doccia, condizionante per i capelli, fluido soffice per il corpo, siero senza risciacquo e poi una crema viso. Questa è la linea, troverete i dettagli nel mio blog. Poi è uscita anche della linea anti-pollution, praticamente un siero per il viso che serve a proteggere dalla luce blu degli schermi del telefono e degli schermi del computer. E poi è uscito un prodotto invece di Biovera, anzi due prodotti di Biovera, che però qua non ci sono. Ho fatto le foto, comunque uno mi sembra è un olio di vapore, e poi altri due prodotti per il viso che in questo momento mi sfuggono. Comunque nel blog troverete poi scritto tutto. Poi mi sono messa la scatola sulle gambe, spero non la vediate perché altrimenti insomma è un po' bruttino. Da Fisionatura mi hanno regalato questo set, lo davano a tutti, con all'interno due campioncini della linea uva, crema corpo e bagno doccia. Poi, vabbè, campioncini vari che non sto a farvi vedere. Sono passata da So With Altitude, mi hanno dato delle body mist che io adoro, me ne hanno date ben tre. Poi mi hanno dato questa qua, che invece è una con i glitter, che hanno delle profumazioni spettacolari. E poi questo qua, che invece è un profumino molto molto buono. Poi l'ultimo giorno vendevano 1 euro, quindi io ho preso questo, che è una delle loro novità ed è al cioccolato bianco, questo. Poi ho preso quest'altra qua, che è una fragranza, una mist per il corpo. E poi ho preso sempre a 1 euro due deodoranti, questi qua.
Poi da Dizao hanno fatto uscire due linee nuove di maschere, una è questa qua con le matrioske, mi hanno omaggiato appunto di una delle loro maschere, l'altra invece era dedicata più all'arte, quindi c'era la Mona Lisa e l'altra con l'orecchino di perla che adesso mi sfugge. Da Yada mi hanno omaggiato di questo qua, lo swatches lo troverete, di questo non vi farò un post sul blog perché non ho abbastanza informazioni, comunque trovate la foto con indosso questo rossetto qua su Instagram, che ed è il numero 04 Vintage Rose, bellissimo tra l'altro. Poi una serie di maschere coreane per il viso, questa qua che è per i piedi, poi ho questa qua che è per le mani. Queste tre che sono al latte, latte banana, latte normale e latte fragola. Quest'altra che non so che cos'è perché è scritto tutto in coreano e questa che è per i punti neri. Poi sono passata da Popurri, che è un'azienda fantastica, mi hanno dato questo sample. Praticamente che cos'è? È uno spray, voi spruzzate, fate uno spruzzata nel water proprio dentro, fate la cacca, tirate l'acqua e non sentite puzzo. Ecco, questo è il prodotto. Se funziona ne compro un container pieno. Poi troverete poi tutto nel dettaglio nel mio blog, ovviamente. Da Naobei è uscita una nuova linea, la linea Detox. Mi hanno omaggiato dell'acqua micellare luminosa, illuminante, e anche della crema leggera ossigenante, aloe vera, tè verde, ginkgo, biloba e altre cose che sono scritte in altre lingue che non so tradurre. Poi sono passata anche da l'erboristica, che ha fatto uscire due linee, una al melograno e l'altra anti-age. Poi sono passata da Gala mi hanno dato questo qua che è all'argan, è un fluido protettivo rigenerante per capelli, io adoro prodotti di Gala, veramente molto molto buoni. Poi per Derma mi hanno regalato un pacchetto di mascherine per il viso che poi vi farò vedere. Poi da Lavera mi hanno omaggiato di un campioncino e queste due mini taglie. Questa è una crema che adoro, ho già provato ed è fantastica. Questa invece è una crema a mani all'oliva. Questi due prodotti, questo l'ho già provato, questo ce l'ho in full size, quindi li darò a voi per un giveaway, quindi alla fine beccate anche voi, care. Come darò a voi anche una confezione di questa, che è la novità di Cotton Plus. Praticamente io vi ho fatto un video dove mi strucco con questi prodotti. Vi lascio il video tra le schede nell'info box e hanno pensato a delle confezioni da viaggio, quindi molto comode e molto pratiche. Una di queste la darò a voi così potete provarla. Poi vediamo un po'. Ah, allora, da Organic Shop mi hanno dato questo qua che è lo shampoo idratante al cocco. Poi da Amica ho acquistato il balsamo perché avevo provato il campioncino, mi era piaciuto molto, quindi ho acquistato il balsamo approfittando dello sconto fiera. Poi da Skineco mi hanno omaggiato di due prodotti, sì, uno è di Biolaven ed è il gel detergente viso e l'altro invece è il balsamo labbra alla menta. Da Astra mi hanno omaggiato di questo qua che è la novità ed è un mascara molto molto bello. Mi hanno anche omaggiato di questo set che era tipo di Natale con mascara, matita e ciondolino a forma di cuore. Tra l'altro hanno fatto uscire delle nuove palette per occhi, però a 4 ombretti, hanno fatto uscire delle nuove tinte labbra, hanno fatto uscire dei nuovi illuminanti liquidi, insomma hanno fatto uscire un bel po' di cose, veramente tante novità molto molto belle. Sono passata per caso da questa marca, questo brand Daft & Doft, mi hanno omaggiato di questa mini size di crema mani, un campioncino di crema che mi hanno dato mentre camminavo. Bronx mi ha dato questo qua che è un ombretto liquido metallico dorato e da Pecciologi mi hanno dato queste due novità, i patch in gel illuminanti per gli occhi e questa qua che è la maschera dei God Fight, non so come si legga in inglese, comunque è questa.
campioncini vari di Yop, che ha tirato fuori dei balsamo per capelli, un igienizzante per le mani, insomma ha tirato fuori delle cosine anche Yop, molto molto carine. Mi hanno omaggiato di alcuni campioncini anche allo stand di Natura House. Come novità quest'anno hanno fatto uscire dei nuovi integratori. A Madara invece mi hanno dato un po' di campioncini e poi praticamente avevano anche loro delle novità, sono delle protezioni solari anche loro, poi avevano dei prodotti per i capelli molto molto interessanti. Ora, poi la ragazza parlava in inglese, quindi mi sono persa un pochino delle cose, però mi sono fatta dare tutte le brochure in modo da scrivere tutto nel mio blog, quindi questo era tutto. Ora monto il video, inizio a fare il lavoraccio per voi, cioè di scrivere tutti i post sul blog, pubblicherò tutto. Fatemi sapere che cosa volete vedere in azione per primo, così inizio a testarlo da subito. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!